Ciao, oggi vi mostro come faccio il mio make-up in 5 minuti quando devo uscire di casa, come in questo caso preciso, perché ho un appuntamento con mio marito per andare al ristorante, sto facendo anche un pochino tardi per fare questo video e quindi vi mostro come insomma mi trucco in giusto 5 minuti, forse anche meno. Non editer, cercherò di non editare in modo che vediate insomma la realtà dei fatti. Quindi leggo i capelli. Parto sempre con una crema idratante, dovessi veramente skippare tutto, ma la crema no. Tra l'altro ho le guance rossissime perché in casa fa abbastanza caldo, dato che ho avuto i termosifoni accesi fino a poco fa. E quindi ora faccio un po' di fuoco. Spero che le mie mani ghiacciate la facciano riassorbire un po' questo flusso sanguigno scatenato dal caldo. Sì, sono un po' rude oggi, ma questa è la realtà dei fatti di proprio quando ho 5 minuti, non sono molto delicata quando ho poco tempo. Poi di solito non applico fondotinta, prendo il mio correttore di Glossier, questo qua è un po' effetto pelle, però leggermente pescato, e lo metto ad angolo interno. In realtà appunto dovrei lasciare il tempo alla crema di assorbirsi un pochino nella pelle, ma non ho tempo. Anche questa è una parte che non tolgo mai, piuttosto rinuncio al fondotinta in alcuni casi, ma un velo di correttore lo metto sempre, soprattutto se devo uscire di mattina, ad essere sincera. Adesso è sera, ma passo anche un po' intorno alla bocca dove ho sempre queste zone più scurette. Qua al mento, dove c'è anche qualche brufoletto, quindi tendo a picchiettare di più e a stendere quello che c'è intorno in modo che viene sfumato e non si crea macchia. Sul naso, soprattutto ai lati, perché anche quando non sento caldo come in questo caso, vi assicuro che è sempre un po' rosso il mio, quindi tutto intorno al naso così. Illumino giusto un po' di più la zona del contorno occhi e vado con Maybelline Age Rewind o Cancella Età, credo che in italiano si chiami. Qui. In questo caso mi faccio aiutare dalla spugnetta. Visto che cercherò di non tagliare il video, abbiate pietà se sentite rumori strani, ambulanze moleste o il mio cane che si lamenta. Può capitare, capita molto spesso, soprattutto quando filmo, direi, non si sa per quale motivo. Allora, la fronte in genere la lascio quasi del tutto struccata, ma comunque ci passo un po' la spugnetta così. Ecco, ambulanze moleste, non so se si sente. Un po' qui. Perché ho qualche brufoletto. Ok. Cipria. Uso la classica Laura Mercier.
Di solito quando esco la mattina inciprio tutto il viso perché dopo qualche ora divento lucida. Devo dire che la mia pelle sta cambiando negli anni. Prima era molto più secca, adesso è diventata normale, quasi tendenza mista, cioè perché nonostante inverno si lucida abbastanza facilmente, cosa che prima assolutamente non succedeva. Quindi sta un pochino cambiando. La passo anche le sopracciglia perché sarà il prossimo step e mi serve la base delle sopracciglia bella, bella secca, che così ci passo su un prodotto in crema e tiene bene, perché altrimenti sai, così è un po' viscidina, un po' umida e non tiene bene appunto il prodotto. Poi vado con le sopracciglia. Poi soprattutto direi, se vado di fretta, vado di Soap Bros. Quindi passo il sapone alle sopracciglia che me le tiene su tutto. Lascio asciugare un attimino, ci passo anche un po' di carta sopra così riassorbe l'eccesso di sapone che ci va su, e nel frattempo che si asciuga, proprio perché appunto non si ha moltissimo tempo, vado a fare un po' di contouring. Io mi sto trovando molto bene con questo ombretto White Truffle di Nabla, che è proprio la giusta tonalità per me e anche il sottotono. Vedete, se ho 5 minuti non sono precisa, però cosa faccio? Prendo il pennello della cipria e ce lo vado a ripassare sopra. Questo mi sfuma il prodotto, mi toglie gli eccessi e le macchie eventuali. Vedete che già va meglio. Ancora umide le sopracciglia, quindi passo direttamente al mascara. Uso Extreme, no, sì, Go Colossal Intense Black di Maybelline. Di solito non sto lì a preoccuparmi di incurvare le ciglia. Se vado di fretta vado veramente solo di mascara in maniera veloce. Palpebra inferiore. Anche qua palpebra inferiore, un pochino entrambi gli occhi. Non vedo benissimo perché mi sono affidata solo allo specchio che ho di fronte, che è abbastanza lontano per i dettagli, quindi perdonate anche un po' questa cosa, questi movimenti un po' bruschi, diciamo. Le sopracciglia sono asciutte, quindi posso procedere. Vado con uso di solito il brow liner di Mesauda nel colore Ebony, che è scurissimo per me, però ha il giusto sottotono, quindi ne utilizzo pochissimo. Se avete visto il mio video delle sopracciglia lo sapete che tolgo sempre via l'eccesso dal pennello e poi vado a riempire un po' dove serve. Poco, perché poi durante il giorno non me ne preoccupo più di tanto di avere una forma precisa. Vedete che fa già tantissimo così. Oops.
Vabbè, di solito ci passo direttamente il dito così. Scusate se sto zitta nel mentre, ma per me fare le sopracciglia è un po' l'equivalente di mettere il eyeliner, quindi mi serve concentrazione. Ecco qua. Poi di solito le labbra metto un balsamo che al momento non vedo qui, quindi forse l'avrò dimenticato, ma facciamo finta che lo metto. Tolgo via il fondotinta giusto perché se non metto rossetto non voglio che mi fa l'effetto sbiancante proprio sulle labbra, voglio che si veda almeno il mio colore naturale. Voilà, questo è il make up che faccio di corsa tutti i giorni e probabilmente ci metto anche meno perché non dovendo parlare alla camera, insomma, faccio ancora più veloce. Però questo è un make up piuttosto basico, direi, però così sono stra a posto per andare in giro e mi sento appunto mi sento in ordine, però non super truccata. E spero che questo video vi sia stato utile e ci vediamo alla prossima.